La trasmissione Saluti Salutissimi è offerta da Europrezzi. Saluti Salutissimi, stasera me ne andrò, ma poi ritornerò. La luna col sorriso, col suo bel chiaror, quando batteva il cuore. Ma poi ritornerò. Si spargono le lacrime, si asciugano qui di. La vita va così. Amici di Telecupole, dalla Riccia e dal Gallo, saluti salutissimi. Benvenuti in una nuova puntata. Ci troviamo in quei di Bagnolo Piemonte. Praticamente, cioè più precisamente, due somma finì. Alla porta di valle. Porta ma tu di sai valle, che cos'è? Che valle, prima no, tu sai che cosa significa porta di valle? Cioè, praticamente dici, buongiorno, dici porta, siamo entri nella valle. Allora, io non te lo so spiegare, ecco. Però allora, ho chi... perché me lo chiedi? Perché ho chi ce lo spiega. La furba io so chi ce lo può spiegare, antipatico. Vieni con me. Vengo con te. Arla, ma sì. Buongiorno, e guarda. Chi troviamo qui? Troviamo... Eleonora. Ciao Eleonora. Ed eccoci qua, allora. Vedi, lei è colei che ci spiegherà dove siamo finiti e perché. La porta della valle è quella da cui siamo non entrati. Non è la porta noi. Da cui sei entrato, quella è la porta d'ingresso. Boh. Siete finiti in Porta di Valle Infernotto, che fa parte di un progetto transfrontaliero tra il Piemonte e la Francia. Noi siamo una delle 7 porte di valle. Sette, sì. Partiamo dalla più lontana, la Valle Stura, poi abbiamo la Valle Maira, la Valle Grana, la Val Varaita, Saluzzo, che fa pianura, la Valle Po e la Valle Infernotto. La Valle Infernotto comprende i territori di Barge e Bagnolo. E noi, la Porta di Valle è praticamente un ex ufficio turistico, okay. Rimodernato sotto un'altra veste, e come potete vedere qua noi promuoviamo, oltre che il territorio, i prodotti del territorio, e vendiamo i prodotti del territorio e soprattutto abbiamo anche un centro di degustazione dei prodotti, e nell'altra sala che non avete ancora visto, che prossimamente vi porterò a vedere, facciamo conferenze e corsi di formazione e culturali, o comunque sia è affittabile per qualsiasi cosa che hanno bisogno i cittadini, certo. o chi ci molto chiede bene. Insomma, il posto, capito, che fa per noi, qui promuovono cultura, alimentazione, enogastronomia, tradizioni. E il posto che fa per noi. E noi invece proponiamo e promuoviamo la nostra musica. Musica. E quindi comincia il nostro viaggio in compagnia di Franco Bagutti. Il nostro cuore non ha età. Io andrei a fare un giretto da quella parte, degustazione. Sì. Io ti anticipo. Subito, Takuma, già subito. Per avvisi. Tutti i visi, per quanto mantengo. È un giorno per noi speciale, al nostro amore io e te dobbiamo brindare. Mi sembra ieri tu timida, io emozionato, che brivido mi dà. Tutta la vita io e tu e l'amore abbiamo promesso, restiamo ancora noi. Innamorati più di allora, tu mi sai dare la felicità. Il nostro cuore non ha età per sempre.
vita, il vero amore che guarisce ogni ferita. Ma tu sei mia e non ti lascio andare mai, da qui all'eternità. Perché ogni giorno che passa io e te abbiamo voglia di stare sempre insieme, na na na. Abbiamo dentro quel tocco di follia, di fantasia, di complicità. Il nostro cuore non ha età, per sempre giovane sarà. Più passa il tempo, sai, più ho bisogno di noi. Per niente al mondo mai io non ti perderei. Trascorre il tempo veloce, ma amore, dietro il bancone. Ah, no, sì. Ma buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao Aldo. Buongiorno, in veste oste. Sì, in veste... Aldo in veste oste. Sì, vi ho preparato il caffè, benvenuti alla Porta di Valle. Questo è l'angolo delle degustazioni. Qua abbiamo prodotti del territorio veramente doc. Ma il caffè non è del territorio, ma come potete vedere lo facciamo alla moda vecchia, con la moca. Ah, questa è veramente preferita da tutti i clienti che vengono qua. Fammi un caffè con la moca. Eh sì, perché arrivi si sente già il profumo prima di poterlo degustare. È il nostro segreto per farvi venire voglia. In questo angolo facciamo le degustazioni dei prodotti tipici. I prodotti tipici del territorio sono come gli altri territori. Diciamo che poi ognuno se la mena poi al suo gusto e noi ti diamo l'acqua nel nostro mulino, perché i nostri sono i migliori. Però dovete sapere che abbinato nel nostro territorio che abbiamo la pietra, perché poi nella Valle Infernotto c'è anche la pietra, l'estrazione della pietra, e abbiamo tantissimi prodotti, quali il vino, quali le marmellate, quali i formaggi, bene, quali i biscotti, bene, e tutte le varie trasformazioni. Li assaggiamo tutti? Li assaggiamo tutti, oh, qua abbiamo anche un birrificio nella Valle Infernotto che ci fa dell'ottima birra, abbiamo delle spremute, abbiamo anche liquori, c'è veramente di tutto. Di tutto, di possiamo più. Organizzare un pranzo, una cena, 448. Pronti? Una merenda col digestivo. Una merenda col digestivo, assolutamente. E in più voglio anche dirvi che qua vengono i bambini a imparare, grazie anche alle sapienze mani di Eleonora che insomma ha studiato per questo, i piatti della cucina di una volta e i piatti della cucina anche occitana. Perché ma poi, dai, ma ad esempio? Facciamo le cipolle ripiene, mi sta... Ha detto cipolle ripiene, sì. Ma con i bambini? Sì, anche i bambini devono sapere, anche se magari non mangiano questi piatti, certo. Ma devono saperli fare, quindi insomma bellissimo. La cucina... Allora li facciano, noi mangiamo. Esatto, ma qua hanno parlato di caffè, si sente il profumo di caffè, ma io non ho ancora assaggiato nessun caffè. Guarda, io più che il caffè, che io ho già la riccia che mi rende nervoso, allora si può, vedo che c'è un coso là... Un po' di succo, grazie. Che cos'è questo succo? Mentre versi ti facciamo raccontare Aldo che è qua accanto. Ma qui le aziende del territorio, che sono, è un territorio vasto, diciamo, va da Barge a Bagnolo,
e sono votate per i frutteti sia di mele, sia ovviamente di pere, pesche albicocche e anche i kiwi. Poi producono i piccoli frutti, quindi abbiamo more, ribes e mirtilli soprattutto, e principalmente comunque chi la fa da padrona è la mela. Qua vicino abbiamo anche, senza fare troppa pubblicità, ma un paese che si chiama Cavour, che la regina è proprio tutto mele, la manifestazione regina di questo paese. Però dovete sapere che le mele di Cavour vengono prodotte nel territorio dell'Infernotto. E allora oggi scopriremo un sacco di cose, un sacco adesso di curiosità, un sacco di novità. Non lo so, andiamo a vedere una cosa che c'è nel nostro territorio, che è bellissima, viene usata dalle famiglie e noi ci poniamo come territorio per le famiglie. Il nostro territorio, il punto più alto è 2000 metri, che è Punta Ostanetta, dove ci sono degli impianti da sci che si chiamano Lucas, che sono gli impianti da sci per le famiglie, ma abbiamo da poco tempo un servizio nuovo, un impianto, una pista, chiamiamola così, che fa felici tutti, giovani e meno giovani. Allora non anticipiamo tutto, lasciamo un po' di suspense. Dai. E intanto continua il nostro viaggio. Io mi assaggio Piesto un caffè. Buonissimo caffè in compagnia di Aldo, Eleonora, il Gallo e anche Fabio Cozzani. Quel sogno chiamato domani. Duma è per trova Yuma, come sia. Arriva così ed è un pugno allo stomaco, e senza bussare arriva lì dentro di te. Lui ti spaventerà un po', ma no, non è un pericolo. È la canzone più bella che c'è dentro di te. Che dentro te si fa musica e assomiglia ogni giorno di più all'amore fra noi. No, non c'è un ostacolo né recinti nell'anima, non ci sono paure sedute sul cuore quando penso a te. Non ferma la musica, oramai le mie mani sono già nel domani ed aspettano te. E quel sogno chiamato domani adesso è realtà, perché l'amore si sa che poi ha le sue regole. Piano non vola se il cielo non c'è. La sento anch'io come te, la paura di illudermi. Ma se restiamo insieme, problema non c'è. E quel sogno chiamato domani, che oramai non si può più nascondere, assomiglia ogni giorno di più al bisogno di noi. No, non c'è un ostacolo né recinti nell'anima, non ci sono paure sedute sul cuore quando penso a te. Mi scuote un brivido, aspettano te. E quel sogno chiamato domani adesso è realtà. Non c'è un ostacolo né recinti nell'anima. Yeah.
ed aspettano te. E quel sogno chiamato domani adesso è realtà. E quel sogno chiamato domani è qui accanto a me.